Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con Pao perché porteremo i gemellini Reborn a fare un po' di shopping da Baby Boom, che è un negozio che si trova ad Arcore. Si tratta di una baby boutique dell'usato in cui potete portare vestiti e accessori che non utilizzate più e acquistarne di nuovi a prezzi molto convenienti. Ma prima di tutto vi faccio vedere i gemellini. Qui ci sono i gemellini Reborn, come vedete sono in un passeggino doppio di Peg Perego. Qui c'è la piccola Anna Lou, che indossa una salopetta di jeans, è davvero adorabile, guardate quanto è carina, e qui indossa i suoi calzini rosa. Mentre invece da questa parte c'è il piccolo Kurt, ovviamente anche lui è addormentato, anche lui indossa una salopette a righe e calzini azzurri, sono davvero adorabili. E qui c'è la zia Pao. Ciao! Buongiorno! Buongiorno! Bella! Piace quella! Guarda che carina questa! E questa mi piacerebbe un sacco per la toddler. Sì, bellissima questa, mi piace. Questi invece sono più piccolini. Guarda che carino questo. Bellissimo. Guarda che bello. È carino. Bello, sì, anche il colore mi piace. Questo mi piace tantissimo, è stupendo, con tutti i fiorellini. E poi mi piace tantissimo il dettaglio dei quadretti anche sulle maniche. Qui invece ci sono dei vestitini per bimbi un pochino più grandi, quindi li sto guardando per la toddler, che sarà pronta a breve, si spera, vero Pao? Vero. Ad esempio questa, per mandarla all'asilo. È bellissima. Anche questa per mandarla all'asilo. Bella, piace quei bottoncini, sì. Che carina. Quanto sono belli i giubbettini di jeans per bimbi. Mi piacciono un sacco. Tra l'altro, Pao, questo è uguale al tuo, praticamente. Sì, è identico, anche il colore. Dovremmo prenderglielo uguale. È troppo carino. Comunque, anche questa giacchina è stupenda. Sia l'esterno, che ha un po' di brillantini, non so se riuscite a vederli, sia i bottoni. Questo vestitino è stupendo e vorrei troppo prenderlo alla toddler, se solo sapessi la sua taglia esatta. Guardate quanto è bello. Stavo guardando delle scarpine da maschio e ho trovato questi sandaletti stupendi che penso che prenderò per Angus. Dai, guardate, sono bellissimi, sia il colore sia la forma. Adesso li provo a Kurt, anche se a lui comunque vanno abbastanza grandi perché ha il piede molto molto piccolo. Ad Angus saranno sicuramente perfetti, quindi questi penso proprio di prenderli. Io volevo prendere alla toddler delle scarpine più da bimba grande, nel senso che queste qui hanno la suola rigida come le nostre scarpe, mentre invece di solito quelle da neonato sono tutte morbide. Quindi niente, queste mi piacerebbero tantissimo se fossero del numero giusto, ma purtroppo sono grandi, peccato, sono Converse, sono stupende. E poi qui ho trovato queste che sono davvero adorabili. Guarda che carine, sono bellissime. Con la farfalla, guarda, che meraviglia. Scrivete qua sotto se vi piacciono, a me personalmente tantissimo. Sono tipo delle mini Crocs rosa, adorabili. No, Pao, guarda che bello questo. Dovremmo assolutamente prenderlo per la toddler. È uno di quegli affari da spingere per imparare a camminare. Mi piace un sacco, dai, guardate quanto è carino. E adesso andiamo a guardare un po' di abitini piccoli e soprattutto maschili, vero? Oh, eccolo qui. Questo ti piace? Ovviamente è per tua sorella Anna Lu. Quanto è carino questo carry-on di Chicco con la stellina. Questi sono quelli di plastica che si attaccano al lettino. Mi sono sempre piaciuti, molto carini. E poi qui ci sono questi sonaglietti. Dai, quanto sono belli! Questo è un centro attività per il passeggino e tra l'altro è ancora nella scatola, quindi nuovissimo come tantissime altre cose qui. Questo è come il mio marsupio blu, però in versione fucsia. Guardate quanto è bello, è stupendo. Se non fosse che si può utilizzare praticamente solo per le reborn femmine. E quindi nulla.
Guarda chi è la cosa che ho trovato. Ormai sono ovunque praticamente. I pigiama mask sono i supereroi preferiti dei miei cuginetti piccoli. Cioè, se fossero qua in questo momento. Sì. Eh sì, andrebbero in visibilio. Ci sono degli alzasedia che sono praticamente dei sostituti del seggiolone, si applicano alle sedie della cucina e salvano spazio. Li stavo guardando per la toddler, ovviamente. Pao, cosa hai trovato? Ho trovato una fascia. Sì, porta bebè. Porta bebè, esatto. Sono bellissime queste fasce, vorrei troppo provarne una. Guardate cosa ho trovato, questa scarpina leopardata di Dolce & Gabbana. E adesso la proverò ad Anna Lu. Vediamo un po' come sta. Sta benissimo. Anna Lu adesso prova la sdraietta dell'orsetto, che mi è sempre piaciuta un sacco. Guardate quanto ci sta bene, è un amore. Guardate cosa ho trovato, è stupenda, mi è sempre piaciuta questa sdraietta. Sia i colori che la forma, bellissima. Ma quanto sta bene Kurt nella culla. Mi piace questo trio. Non lo cambierei per il mio stocco, perché lo stocco è stupendo. Però è bello. Ha anche un sacco di accessori, portavivande. Lo stocco lo vende a parte. Lo stocco lo vende a parte. La borsa, no, la borsa di base è inclusa nello stocco, ma quella più grande è venduta a parte. Come va su strada? Si guida bene. Bello, mi piace. Sterzo? Sterzo non lo so perché le piroettanti sono bloccate, però bello. Visto, abbiamo fatto alcuni acquisti e siamo appena usciti dal negozio. Qui ci sono appunto i gemellini e penso che porterò in questo negozio alcune cose che non utilizzo più per le mie bambole reborn, così appunto da ricambiarle con cose nuove che comprerò. Ringrazio tantissimo al negozio Baby Boom di Arcore per aver concesso le riprese. Se vi è piaciuto questo video, per favore lasciate un bel pollice in su per supportare il mio canale, lasciate un commento qua sotto facendomi sapere qual è la cosa più carina che avete visto in questo video. Condividete il video con tutti i vostri amici su tutti i vostri social, iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità e noi ci vediamo presto con nuovi video. Ciao!